bisogna stringere i denti perché ovviamente, come abbiamo già detto, abbiamo delle difficoltà in avanti e quindi dobbiamo fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo e cercare di sfruttare le caratteristiche. Senti, alla luce di quello che hai detto, non rifaresti le stesse scelte? Riferita all'ultima partita? Certo. Scelte in base a che cosa? Agli uomini o La scelta in altro? base agli uomini, anche al sistema di gioco, al piano partita. Un po' tutto. Ma secondo me non è una questione, a mio modo di vedere, non è una questione tattica, è una questione di quello che si mette in campo. In questo momento dobbiamo assolutamente mettere in campo molto più agonismo, dobbiamo essere più compatti. Quando ci sono i momenti di difficoltà, la prima cosa essenziale è quella di pensare a non prenderle. Difendersi bene, io te l'avevo fatta la stessa domanda, che era una considerazione per attaccare meglio. Volevo parlare proprio l'altro giorno della fase di non possesso. È stata imbarazzante nel secondo tempo. Sì, nel secondo tempo abbiamo commesso tanti, tanti errori, ci siamo sfilacciati, ci siamo allungati, perché tante volte questa è una squadra che anche sul 2-0 paradossalmente aveva voglia, quasi voglia di andare a recuperare un risultato. Ci sono momenti in cui a volte devi anche pensare a limitare i danni, come ho detto prima. Stai pensando di cambiare modulo, Massimo? No, non sto pensando di cambiare modulo. Andiamo, ripeto, quello che ci serve è avere più coesione, più compattezza, e questo non dipende dal modulo, ma dipende da quello che si mette in campo. E sono d'accordo con te perché ti puoi difendere anche con 9 uomini, però se poi le distanze non sono giuste tra i reparti, non funziona. Esattamente così, nel senso che tu puoi stare a 3, a 2, a 4, a 5, ma alla fine quello che conta è la compattezza della squadra. Tu puoi giocare anche con solo due difensori, ma essere molto compatto. Io mi assumo tutte le responsabilità e poi l'allenatore fa le valutazioni sulla situazione. La situazione nostra non è semplicissima per qualsiasi tipo di allenatore, non solo per Massimo Ordo, credo. E sbaglio come tutti, come ho fatto i miei errori nella vita da calciatore, ne faccio tanti anche da allenatore, ma se c'è una cosa che non faccio è guardarmi alle spalle. Io guardo sempre avanti, ripeto, per trovare soluzioni. Le critiche sono giuste, ci sono. Io sono davanti a tutti, sono davanti a tutta la squadra, primo di tutti a prendermi le responsabilità e le critiche. E se i ragazzi fanno male in campo, la colpa è mia. Se non è una squadra forte, una squadra costruita già da un po', con più o meno gli stessi uomini, arricchiti da qualche elemento sicuramente valido che lotterà fino alla fine per zone alte della classifica. Ripeto, alla base di tutto c'è un certo tipo di compattezza che dobbiamo mettere in campo, di voglia di lottare su ogni pallone, di vincere i duelli individuali. Alessandro è un amico, ho passato anni meravigliosi con lui ha iniziato da pochissimo questo mestiere, si è reso subito conto di quelle che sono le difficoltà. Io credo che il mestiere allenatore sia in assoluto nel mondo del calcio il mestiere più difficile, se ne è reso conto. Noi parliamo spesso e le difficoltà che a lui le hanno tutti quanti. Poi siamo estremamente legati ai risultati, questo è normale che sia così, però ci piace il nostro mestiere e ci piace lottare per trovare soluzioni.